Veniamo quindi a illustrarvi la nostra ricetta di cucina zuppa di Gobbi. Come potete vedere, ve ne proponiamo in due versioni. Secondo il vostro gusto. Ingredienti per 4 persone. Gobbi o cardi. GR 800 i. 1 litro e un quarto di brodi. 2 pomodori da brodo. 4 etti di pane. Olio d'oliva. Sale quanto basta. Preparazione ricetta di cucina zuppa di Gobbi. Iniziamo la nostra ricetta di cucina ovviamente dai cardi o i gobbi secondo vostra preferenza. Personalmente preferisco i gobbi, quindi prendeteli avendo premura di eliminare torsolo e foglie. Fatto questo, procedete quindi a tagliare i gambi a pezzetti lunghi al massimo 5 cm e al tempo stesso grattateli in modo da togliere la parte filosa. Fatto questo, procedete a tagliarli in due per il verso lungo e quindi buttateli in un recipiente con acqua e aceto o limone, evitando in questo modo di farli annerire. Prendete quindi una pentola da cucina e fate bollire il brodo, unendo allo stesso i gobbi e i pomodorini degli ingredienti. Amalgamate e fate cuocere per un tempo di un'ora circa. Servite quindi la vostra zuppa su fette di pane abbrustolite. Molto consigliato. Passate a parte il parmigiano. Sempre con gli stessi ingredienti 6 proponiamo questa variante della ricetta di cucina zuppa di Gobbi. Ricetta di cucina zuppa di Gobbi. Vediamo quindi la seguente ricetta di cucina alternativa. Lessate i gobbi che avrete preparato come già indicato. Prendete quindi una pentola e rosolate aglio e prezzemolo. Fatto questo, unite un paio di salsicce e sbriciolate 2 etti di pelati. Dopo pochi minuti aggiungete il brodo e i gobbi già cotti. Servitela come al solito con pane e, volendo, parmigiano. E come sempre vi diciamo, qualunque delle due ricette che abbiate scelto, il nostro buon appetito. La difficoltà per entrambe le ricette è difficoltà bassa. Tempo di preparazione 10 minuti, per la prima 15 per la seconda. Tempo di cottura 1 h circa.